Buongiorno, buon lunedì mattina, buon inizio di settimana, 7 in punto e come di consueto l'informazione di La 7 comincia con la rassegna stampa dei quotidiani che troverete in edicola oggi. Quotidiani che, inutile dirlo, aprono quasi tutti con quello che sta succedendo, quello che è successo ieri tra Israele e Libano e soprattutto con il monito, la richiesta, chiamatela come volete, del premier israeliano Netanyahu all'ONU di ritirare i caschi blu, quantomeno nella fascia più calda dove in questi giorni si sta combattendo. Ma non solo questo, perché i quotidiani di oggi sono anche pieni di indiscrezioni e di racconti su come sarà e cosa conterrà la manovra economica che verrà varata domani dal Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, per poi essere mandata, inviata a Bruxelles per l'approvazione. A proposito di manovra, continuano le fibrillazioni, gli scontri, le differenti vedute su dove e come racimolare i soldi tra i vari partiti della maggioranza, in questo caso tra Lega e Forza Italia. Ma questi, diciamo così, i temi principali che troverete sui giornali di oggi. Andiamo allora, cominciamo con le prime pagine. Cominciamo con la prima pagina di Repubblica, perché lo vedete il titolo a tutta pagina: l'ONU ritiri i caschi blu. Netanyahu chiama Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, e via UNIFIL dal Libano. UNIFIL, lo sappiamo, è la missione di pace delle Nazioni Unite, mentre l'esercito israeliano ha portato avanti un nuovo attacco. È stato un errore, ma eravamo sotto tiro. Telefonata tra Meloni e il premier israeliano: le aggressioni sono inaccettabili, ha detto la nostra premier appunto al premier israeliano, mentre gli Stati Uniti inviano altre armi e 100 militari. E ancora tank contro una base, mentre Portolano, che è il capo di Stato Maggiore della Difesa, lo vedremo in una intervista all'interno, i nostri soldati possono reagire. Ancora qualche richiamo a quello che troverete all'interno della prima pagina di Repubblica: drone di Hezbollah buca le difese, terrore e vittime, mentre a Gaza 5 bambini sono stati uccisi in un raid mentre giocavano. Una notizia che viene sempre riportata sulla prima pagina di Repubblica, invece a firma di Ilvo Diamanti, è un sondaggio su quali sono le preoccupazioni e le ansie degli italiani. Andremo a vederlo più avanti negli approfondimenti. Potrebbe sembrare la guerra, e invece Diamanti ci racconta che per gli italiani la sanità è la prima emergenza. Continuiamo con la prima pagina del Corriere della Sera, che chiaramente anche il Corriere apre con la tensione tra Israele e Libano. Lo vedete, irruzione in una base UNIFIL, Netanyahu via i caschi blu. Meloni, inaccettabile, due tank, due carri armati dell'esercito israeliano sfondano una cancellata. Il generale Portolano, anche il Corriere riporta questa notizia: i nostri militari sono frustrati. E poi un reportage di Davide Fratini che andremo a leggere più avanti, nella foresta per stanare Hezbollah con le truppe dello Stato ebraico in Libano. Il commento di Paolo Mieri di spalla al Corriere: chi può spingere la pace, un'ideologia geopolitica. E ancora, sempre in prima pagina del Corriere, trovate un riferimento a quanto vi raccontavo prima, appunto sulla manovra, tasse sulle banche, sulla manovra il duello Lega e Forza Italia, ai margini dell'Unione Europea su misure e deficit. E andremo a leggere anche un'indiscrezione, un interessante articolo di Fubini su quelle che sono le aspettative dell'Unione Europea per quanto riguarda i conti italiani. La fotonotizia che troviamo sempre sul Corriere della Sera è sul settimo sigillo, così lo chiama il Corriere della Sera, di Sinner, imperatore della Cina, battuto Jokovic a Shanghai un anno
giorno incredibile, titola il Corriere della Sera. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Israele invade la base ONU e spara sulla Croce Rossa. Questo è il titolo del Fatto. Bibi Netanyahu, andate via. Meloni, inaccettabile. Altri 15 civili uccisi a Gaza. E poi un articolo interessante che andremo ad approfondire più avanti. Tel Aviv in guerra fa soldi vendendo high-tech bellico. Insomma, un approfondimento su quelle che sono le finanze dello Stato di Israele in guerra. E ancora Salvini, Tajani, Crosetto, Calderoli e Giorgetti, governo tutti contro tutti. Ecco i ministri che ristano e su cosa, a proposito di politica italiana. Continuiamo rapidamente con la prima pagina della stampa, che dedica l'apertura chiaramente a Netanyahu. Netanyahu all'ONU, andate via. Il leader israeliano telefona a Meloni ma non cede su UNIFIL. La Premier, inaccettabile, carri armati di Shalla entrano in una postazione di caschi blu, 15 feriti, Gutierrez, crimini di guerra. E poi di spalla un'intervista a Cottarelli, l'uomo che in passato si era appunto occupato di spending review, lo andremo a approfondire più avanti. Giorgia Giorgetti farà tagli lineari, nessuno vuole la spending review. Insomma, andremo a capire meglio di cosa si tratta, a proposito di tagli ai ministeri preannunciati, diciamo così, dal Ministro dell'Economia. E poi la fotonotizia della stampa che merita attenzione: Musk, odissea nello spazio, l'allarghiamo tutti quanti così possiamo leggere meglio. Il razzo Super Heavy della nave Starship di SpaceX è decollato e tornato indietro, primi test per i voli sulla Luna. Cosa è successo? Che questo razzo è partito ed è tornato sulla Terra, diciamo così, agganciato da una grossa tenaglia, e per gli esperti questo potrebbe essere appunto il futuro del volo spaziale. Andiamo rapidamente a vedere anche la prima pagina di Libero: attacchi a Israele, italiani tra due fuochi. Libero la mette in maniera differente: raid di Hezbollah colpita una città a sud di Haifa, almeno 67 i feriti, missione UNIFIL sempre più a rischio, telefonata tra Meloni e Netanyahu. E poi la fotonotizia che è dedicata da Libero al cosiddetto comizio di Spalletti, kefia azzurra, oggi a Udine la sfida Italia-Israele, e l'allenatore della nazionale: convinciamoli che la guerra deve finire. Ma tace sui terroristi, e la sinistra non si gioca con gli ebrei. Insomma, la politica e la guerra che entra anche nello sport. La prima pagina della Verità brevemente denuncia come, secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ci siamo messi in casa Hezbollah. La rivelazione del vice premier Tajani: scoperti 5 miliziani con cittadinanza italiana comprata, la stiamo revocando. Questo ha detto il ministro degli esteri, nonché vice premier Antonio Tajani. Avrebbero ottenuto i passaporti attraverso la sede diplomatica di Roma in Venezuela. Netanyahu, via i caschi blu dal Libano. Ma questo appunto l'abbiamo già detto. E all'interno una fotonotizia che riporta l'intervista a Carlo Calenda: da Stellantis balla i ricatti, ora Elkan venga in Parlamento appunto sulla vicenda di Stellantis. Un'ultima prima pagina, quella del Secolo d'Italia: Israele vuole sloggiare UNIFIL, titola il quotidiano di Fratelli d'Italia. Meloni, basta attacchi ai caschi blu. Ancora domani il tank di Netanyahu nelle basi ONU, il mondo protesta, Tel Aviv spara, l'esercito israeliano, titola domani, entra con i carri armati in una posizione UNIFIL, il Libano teme un'invasione massiccia. E ancora, sempre sulla prima pagina di domani, il riferimento alla manovra: Giorgetti sceglie la via di Draghi, secondo quello
quello che scrive il quotidiano Domani, nuovo scontro tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti, Castelli lancia l'OPA sul Carroccio. Continuiamo con il giornale che invece dà un'apertura differente perché chiaramente riporta la notizia feriti altri caschi blu, Meloni Abibi d'escalation, quindi sulla tensione in Medio Oriente, ma lancia anche un allarme, una notizia, ladri di giornali, ogni giorno le copie digitali dei quotidiani vengono messi online gratis da politici e ordini professionali, e appunto il commento di Sallusti e Macioce che trovate di spalla su questa vicenda, così muore la democrazia. Se volete approfondire, sempre sul giornale c'è un'anticipazione del libro di Giovanni Toti, Io, Berlusconi e i sogni di Genova. L'ultima prima pagina che vi facciamo vedere arriva da Trieste con questa bella fotonotizia, perché ieri si è svolta l'ennesima edizione della Barcolana, la storica regata che si svolge tutti gli anni a Trieste. 1757 le barche, pensate, vince Benussi, trionfa Trieste, cornice perfetta per la 56esima edizione di Coppia d'Autunno, tra condizione meteo e partecipazione in mare e a terra. La città non era mai stata così affollata, titola il quotidiano di Trieste. Bene, queste le prime pagine di oggi, qualche minuto di pubblicità e torniamo con gli approfondimenti. Eccoci bentornati, allora andiamo ad approfondire quanto abbiamo visto prima nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi con pagina 2 della Repubblica, perché andiamo a leggere quanto è successo appunto in Israele, o meglio al confine tra Israele e Libano, soprattutto dopo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu. Appunto, leggiamo insieme a Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite, l'UNIFIL si deve ritirare, tank contro una base, scontro a tutto campo tra il premier israeliano e il segretario dell'ONU, fate scudo ad Hezbollah. E questa, diciamo così, sostanzialmente l'accusa mossa da Israele contro le Nazioni Unite, intossicati 15 peacekeeper, crimini di guerra, gli Stati Uniti, missili e uomini per difendere lo Stato ebraico. Allargando la cartina, si può anche capire bene qual è la zona interessata: è la zona a nord di Israele e a sud del Libano, zona interessata da vari contingenti internazionali. Il nostro, quello italiano, lo vedete in questa zona qui, è diciamo quello che più colpisce, si affaccia sul mare, ma gli attacchi israeliani sull'UNIFIL appunto sono cominciati il 10 di ottobre, quando l'esercito israeliano ha aperto il fuoco sul quartiere generale UNIFIL a Nakura e sulle basi italiane I-31 e I-32A, lo vedete sulla cartina, sono questi due pallini qua, mentre l'11 ottobre la base di Nakura è stata colpita per la seconda volta, mentre quella di Ramia è stata danneggiata da un vicino bombardamento, e infine il 13 ottobre, l'abbiamo letto dalle prime pagine, due carri armati dell'esercito israeliano hanno fatto irruzione nella base UNIFIL di Ramia. Ma insomma, per capire quanto sta succedendo bisogna anche capire e ricordare le tappe del difficile rapporto tra Israele e Nazioni Unite. Perché? Perché ce lo ricorda in questo specchietto sempre la Repubblica e il bel articolo di Francesca Caferri inviata a Gerusalemme. Il 7 ottobre non è venuto dal nulla, sono queste le parole di Guterres che segnano la rottura tra Israele e Nazioni Unite.
E poi le accuse all'agenzia per i rifugiati palestinesi. Nel corso delle operazioni a Gaza, Israele ha accusato appunto l'agenzia delle Nazioni Unite di coprire Hamas e infine ha dichiarato sempre Israele persona non grata il segretario delle Nazioni Unite Guterres lo scorso 2 ottobre. E continuiamo con quanto invece ha detto e dichiarato il capo di Stato Maggiore Portolano, lo vedete in questa pagina, allarghiamola bene, in Libano Israele viola il diritto, gli italiani per difendersi possono anche reagire. Il capo di Stato Maggiore delle forze italiane racconta come ho appena finito di parlare con il capo di Stato Maggiore delle forze armate israeliane e mi ha detto che gli attacchi contro i caschi blu sono stati frutto di errori a livello tattico e che avrebbe analizzato tutte le attività svolte sul terreno assicurandosi che non ci sarebbero stati più errori. Continuiamo con invece un approfondimento e un reportage dell'inviato del Corriere della Sera, Davide Frattini, che è andato al seguito delle truppe israeliane al confine con il Libano a caccia di tunnel e armi lungo i sentieri di Hezbollah. Da queste gallerie i miliziani sparano verso i nostri villaggi oltre confine, lo vedete i militari israeliani appunto che diradano la macchia mediterranea proprio per andare a cercare i nascondigli delle milizie. E appunto il Corriere ci racconta che con la 164esima divisione israeliana le raffiche delle mitragliatrici si mischiano al rumore delle motoseghe. L'obiettivo è scoprire cosa si nasconde nel bosco. Un generale mostra l'imboccatura di una galleria e poi indica la torretta UNIFIL. Com'è possibile che i militari non sentissero il rumore dei compressori? Si racconta il Corriere della Sera. Andiamo con sempre sullo stesso argomento con la Stampa. Scusatemi ancora, l'ultimatum di Netanyahu all'UNIFIL, via i caschi blu e l'esercito entra con i tank in una base, lo abbiamo raccontato, ma quello che vi volevo far vedere di questa pagina è il retroscena di Alberto Simoni, corrispondente da Washington, che racconta come l'escalation tra Israele e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite in generale. Perché? Perché ci racconta che quelle 174 violazioni del diritto internazionale, Tel Aviv da 10 anni sfida le Nazioni Unite, dagli insediamenti ad oggi, tutti gli affronti, oggi consultazioni al Consiglio di sicurezza in Libano. È sempre con la Stampa, nella pagina accanto, andiamo a vedere il racconto della telefonata tra la nostra Premier Meloni e il Premier israeliano Netanyahu. Noi restiamo a garantire la nostra sicurezza. La Premier sente il leader dello Stato ebraico, ma se nessun passo indietro, appunto, conferma il Premier Meloni. Crosetto a Gallant, la risoluzione violata, ha atteso il documento di condanna dell'Unione Europea. Sempre con la Stampa, invece, nelle pagine interne andiamo a vedere come il problema di convivenza tra israeliani e palestinesi sia anche un problema religioso, perché Francesca Mannocchi, scusate, stamattina è il raffreddore, Francesca Mannocchi ci porta all'interno di un insediamento ebraico di Coloni insomma, fa impressione vedere un papà che porta i suoi bambini al parco giochi con un M16, con un fucile semiautomatico alle spalle. Coloni nel nome di Dio è infatti il racconto di Francesca Mannocchi per i radicali ultraortodossi. Nella Cisgiordania occupata, l'annessione delle terre palestinesi è la risposta a un mandato divino e il 7 ottobre è un'opportunità per espandere la presenza di ebrei. E continuiamo sempre con la Stampa, mentre c'è un'intervista al portavoce di Hezbollah, Salman Hareb: il Libano come Gaza, così Israele sogna il nuovo Medio Oriente. Ma vi avevamo raccontato invece
nelle anticipazioni delle prime pagine, perché il Fatto Quotidiano ci racconta invece come sta andando l'economia israeliana, economia di guerra. La guerra fa male a Tel Aviv, racconta il Fatto Quotidiano, ma fa volare il settore high-tech. Un anno dagli attacchi, Gerusalemme è in crisi, manca la manodopera, le industrie perdono domanda ed esportazioni. E continua sempre il Fatto Quotidiano, c'è un paradosso perché la borsa israeliana è in rialzo, nonostante i deflussi di capitale grazie alla spinta della cyber security che vale il primato a livello globale. Security che appunto ci viene raccontata nella pagina accanto, Israele e la tecnologia dell'occupazione venduta dovunque, gli strumenti secondo il Fatto Quotidiano, che sarebbe il core business dell'economia dello Stato di Israele, sono testati sui palestinesi. Ma prima di raccontarvi quanto invece sta succedendo a livello di politica italiana, abbiamo visto quello che succede nel conflitto tra Israele e Libano e Palestina. Bene, quanto di tutto questo importa o quantomeno influisce sulle ansie e sulle preoccupazioni degli italiani? Sembra che, nonostante quello che succede, gli italiani, prima la salute, per la sanità italiana crea più ansia di tasse e guerre. È il bell'articolo di Ilvo Diamanti che trovate all'interno di Repubblica. Scusate, bevo un bicchiere d'acqua, grazie. L'attenzione alle cure è cresciuta rispetto a pochi anni fa di 3 volte, dal 13 al 40%, un effetto della tensione sociale e delle paure per il futuro. Un articolo interessante. E l'ambiente, continua sempre la Repubblica, viene segnalato come prioritario dall'11% degli intervistati, pressoché la metà rispetto ad analisi di 2 anni fa. Continuiamo brevemente con invece quanto vi raccontavo sulle tensioni tra alleati in cerca di una quadra per la manovra che andrà presentata a Bruxelles dopo il Consiglio dei Ministri di domani. Con la stampa, 10 miliardi di tasse, l'esecutivo punta ad aumentare le imposte e ridurre i bonus, così confermerà gli sgravi a chi guadagna fino a 35.000 euro. Continua invece sempre con la stampa un'intervista a Carlo Cottarelli: troppi tardi per la spending review, il governo sarà costretto a tagli lineari. Sostanzialmente Cottarelli ci racconta che ormai, visto il tempo, non ci sarà più possibile fare un lavoro di cesello, ma se si vorrà tagliare la spesa pubblica bisognerà farlo in maniera lineare e senza andare troppo per il sottile. E con il Corriere della Sera invece andiamo a vedere come tutto questo crei uno scontro tra Lega e Forza Italia, quindi tra i partiti che compongono la maggioranza, soprattutto sul nuovo fronte aperto, cioè quello della tassa sulle banche. È scontro tra Lega e Forza Italia, Crippa prelievo sugli extra profitti, Mattagliani, Crippa è vice segretario della Lega, Mattagliani il vice premier, una cosa da Unione Sovietica. Domani, come vi raccontavo, il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare appunto il testo. Se volete, con il Foglio Giorgetti racconta quello che sarà la prossima manovra. Lo vedete, questa è la prima pagina del Foglio, dove c'è un richiamo all'intervista più ampia che troverete dentro il quotidiano, intervista che viene ripresa dalla festa del fatto quotidiano, la festa dell'ottimismo, Giorgetti e le tasse. Ve lo racconto molto brevemente. Il ministro rassicura: non ci saranno più tasse, dopodiché la diminuzione la stiamo facendo e non promettendo diminuzione delle tasse. Basti vedere cosa abbiamo fatto nelle precedente legge di bilancio, il taglio del cuneo fiscale contributivo di 6-7 punti percentuali che tutti giudicavano impossibile o comunque precario e provvisorio diventerà strutturale. Quindi rispondiamo con i fatti a una narrativa che vuole sostenere il contrario. Vedremo domani cosa
cosa uscirà dal Consiglio dei Ministri. Per ora la rassegna stampa di oggi la chiudiamo qui, è già pronta la collega del telegiornale per le anticipazioni di quello che sarà l'edizione del mattino. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Grazie, buongiorno e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, noi naturalmente con il nostro telegiornale apriremo sulla guerra in Medio Oriente, che di fatto adesso ha un doppio fronte, quello sulla striscia di Gaza e quello in Libano, con gli attacchi alle forze UNIFIL da parte di Israele e la richiesta di Netanyahu di ritirare queste forze. Ci sono state le dichiarazioni nelle ultime ore del portavoce dell'UNIFIL che ha detto: noi restiamo, le nostre regole di ingaggio sono chiare, ma serve una soluzione diplomatica. Per quanto riguarda l'Italia, si lavora alla manovra, domani Consiglio dei Ministri per poi presentare il documento a Bruxelles, ma ci sono tensioni, lo sappiamo, nell'ambito della maggioranza tra Lega e Forza Italia, soprattutto per quanto riguarda la questione degli extra profitti delle banche. Poi negli Stati Uniti, dove è stato sventato un possibile terzo tentativo di assassinare Donald Trump, bisognerà chiarire appunto le circostanze, e poi lo sport con Sinner, e questa sera c'è la nazionale italiana che a Udine incontra Israele, dunque massima allerta. Tutto questo tra poco nel telegiornale, ma prima diamo un'occhiata al tempo, scusate, con Paolo Sottocorona. Buongiorno Paolo. Grazie Emanuela, buongiorno. La situazione di questa mattina, c'è tutta una zona di nuvole che parte dal mare del nord, attraversa l'Europa, sono piuttosto scure, e siccome queste foto a quest'ora sono all'infrarosso, una nuvola scura significa una nuvola più calda, vale a dire più bassa. Le nuvole basse non portano maltempo. Questa situazione si manterrà abbastanza, lo vediamo, perché per la previsione di oggi c'è qualche nuvola, vedete il grigio che arriva, il verde, di precipitazioni debolissime, quindi non è maltempo, è un tempo grigio che prende il nord e solo marginalmente poi l'Appennino settentrionale. Scendendo al centro e al sud troviamo ampie zone di sereno. Giornata di domani, si mantiene questo schema che al nord ci sono un po' di nuvole e debolissime piogge, ma anche poche tutto sommato, al centro e al sud, qualche nuvola arriva anche in Sardegna, al centro e al sud ancora cielo sereno, quindi questo schema di oggi si mantiene pari pari direi, anche per la giornata di domani, ma mercoledì qualcosa comincia a cambiare, perché sulle zone di nord-ovest arrivano precipitazioni anche intense, siamo in zona alpina o prealpina, ma si tocca anche la Liguria di Ponente, quindi è una fase di maltempo più moderato via via che ci si sposta verso la Lombardia e poi sul resto del nord e questa volta anche su gran parte del centro, almeno la metà, quindi Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio, qualche debole pioggia così come in Sardegna, insomma è una situazione diversa che cambia, niente di particolarmente diciamo preoccupante, ma sicuramente è una situazione di maltempo. Al sud arrivano mercoledì soltanto nuvole. Vediamo le minime di questa mattina, si sono mantenute più o meno ferme nel corso del fine settimana, perché anche al nord vedete che prevale questo numero che forse si riesce a vedere, 12, quindi fra i 12 e i 14 gradi al nord e anche al centro, al sud qualcosa in più, e questo è abbastanza normale. Situazione dei mari, con questo chiudiamo, in prevalenza proprio calmi, il celeste è un moto ondoso quasi del tutto assente, appena verso il Mosso, sulla parte sud-ovest della Sardegna e sullo Ionio, in uscita dal canale d'Otranto c'è ancora del moto ondoso, se no i mari sono tranquillissimi. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuela Garulli, a più tardi. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.